Sammy, lavati le mani, ti sto aspettando. Mi laverò le mani e poi voglio mangiare qualcosa di delizioso. Oh, ma cos'è quella? Che sta facendo un'anguria in bagno? Posso assaggiarne un pezzetto? Ups! Ma perché ci metti così tanto? Hai dimenticato come si usa il sapone? Quanto mi piacciono le angurie! La mangerei subito! Sapone? Non è una vera anguria? Ma certo che no, Sammy, è soltanto sapone! E sai cosa? Possiamo farlo somigliare al cibo che ci piace di più! Accidenti, ma è fantastico! E avrà anche il sapore del cibo! Ma no, Sammy, il sapone è fatto per un altro scopo, non si dovrebbe mangiare! Allora, Sam, sai che faremo oggi? Oggi creeremo un fantastico... magico e gustoso... originale... sapone artigianale! Signore e signori, allora, date il benvenuto al maestro del sapone con un dottorato di ricerca in scienza del sapone al professore di bolle arcobaleno, il professor Sam lo Slime! Grazie, sì, io sono felice di essere presente a un evento così significativo. E adesso vi dirò quanto fosse importante e segreto l'artigianato del sapone molti secoli fa. Bene, qui potete vedere una saponetta. In passato questo tipo di sapone veniva creato in segreto ed era riservato a ricchi ed aristocratici. Sam, oh, voglio dire, professore, ma questo non sembra tanto vecchio. Oh, Susan, ovviamente noi abbiamo soltanto una copia moderna del vecchio sapone. Ad ogni modo funziona benissimo e pulisce meglio di ogni altra cosa. Professore, sei stato molto esplicativo ed era tutto molto interessante. Sono molto felice di avertelo sentito dire. Ragazzi, dateci un pollice in su se per voi è interessante. E ora ci trasformeremo in... ci trasformeremo in maestri del sapone e creeremo qualche gustoso capolavoro. E qui è tutto pronto. Che cosa? Le idee per il nostro sapone, ovviamente. Oh, ma te ne sei dimenticato uno. E mentre io preparo tutto, parlaci delle tue idee. Ma certamente. Agli orsetti gommosi, all'anguria, all'arancia. Beh, il gusto dell'arancia è per te, però. Oh, sì. Io adoro la frutta. Ragazzi, commentate qui sotto e diteci quale tipo vi piace di più. Quindi, sì, tutti gli ingredienti per oggi sono pronti. Dici che cosa ci servirà per prima. Beh, per prima cosa avremo bisogno della base di sapone. Quindi 5 ciotole, 6 bastoncini, un cucchiaio, uno speciale stampo per i ghiaccioli e 5 coloranti per il sapone. Stampo per ghiaccioli! Avremo il sapone al ghiacciolo, evviva! Allora ragazzi, siamo pronti per cominciare con il primo sapone. Avanti! Aspetta, ma non si sono tutti iscritti al nostro canale ancora? Oh, forse sì, non ci fate caso, cominciamo! Allora, Sue, con cosa inizieremo? Per prima cosa dobbiamo prendere il colorante e versare ciascuno dei colori nelle ciotole. Oh, Sue, posso aiutare? Certo, prendi quello arancione. La 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 la! Ok, ho fatto! Ma sei un vero professionista! Adesso aggiungiamo la base di sapone che abbiamo già fuso nel microonde. Oh sì, sono un professionista, ma uno molto modesto. Puoi sempre darmi il pollice in su, però. Del resto ti ho anche portato un cucchiaio con cui versare il sapone. Oh, grazie, Sammy. Procediamo. Prendiamo ad esempio il sapone rosso e versiamolo in ogni stampo. E adesso aggiungiamo il sapone giallo. Certo. E poi mettiamo anche un bastoncino in ogni stampo. Proprio così! Sue, è tempo di aggiungere il resto dei colori! E nel frattempo ecco un altro fatto sul sapone. Il sapone è stato menzionato per la prima volta nell'anno 2800 avanti Cristo. Pensa a quanto è antico! E abbiamo fatto! Dobbiamo solo aspettare un po'. Wow, non vedo l'ora di vedere i nostri graziosi ghiaccioli! Ecco... ta-dan! E funzionerà per davvero? Non riesco a credere che sia solo... soltanto sapone, che non sia un vero ghiacciolo, ma voi ci credete? Possiamo provarlo in bagno quando finiamo con gli altri saponi. No, Sue, così mi fai morire! Perché aspettare quando possiamo farlo subito? Ok, Sammy, hai vinto! L'anguria! E adesso tocca a te!
Quando sento odore di anguria penso sempre all'estate. Scrivete nei commenti se anche voi la pensate così. Dunque, Sammy, puoi dirci di cosa abbiamo bisogno? Bene, avremo bisogno di una fragranza all'anguria. Base di sapone bianca, base di sapone trasparente, colorante rosso e verde, base di sapone nero e degli stampi. Inoltre qualcosa che mi piace molto, un bel nastro decorativo. Allora creiamo! Mettiamo la base nel microonde e aggiungiamo questa fragranza. Poi il colorante rosso e infine mescoliamo per bene. Posso dire che ci va adesso? Vai pure! Considerando che si tratta di un pezzo di anguria, aggiungiamo... i semi! Ehi, ma stavo parlando io! Bene, i semi saranno i pezzi di sapone nero. E adesso versiamo tutto negli stampi. Non farlo cadere, Sue. Il sapone rosso dovrebbe indurirsi e poi aggiungiamo il sapone bianco. E infine aspettiamo. Tu cosa sai sulle corporazioni del sapone? Beh, so che sono apparse nel VII secolo d.C. e quando arrivarono le fabbriche gli artigiani scomparvero perché ci fu una produzione di tipo industriale. Attenzione, ed ecco che arriva il verde! Ah, che colore brillante! Sono sicuro che noi resisteremo e il nostro sapone si deve riposare ora. Tiriamo fuori il sapone. Tac e tac. E decoriamolo! Davvero bellissimo! Eh sì, immagino che quelli a cui non piace lavarsi le mani dopo aver giocato fuori cambieranno idea davanti a questa bellezza. Non vedo l'ora di vedere gli orsetti gommosi quando li facciamo! Beh, adesso! Evviva! Il sapone sarà gelatinoso come gli orsetti! Ovviamente, la sua caratteristica! Lascia che ti mostri tutto! Sono pronto ad ascoltare, dato che voglio diventare il miglior artigiano di sempre! Allora ascolta! Per prima cosa aggiungiamo della gelatina nella ciotola. Quindi dobbiamo versare dell'acqua calda e stare attenti soprattutto! E adesso mescoliamo fino a quando la gelatina non si dissolve completamente. Poi mettiamo il sapone liquido per le mani... ed eccoci! Ho versato il composto in due ciotole. Se fai il sapone di un solo colore, non sarà necessario dividerlo in due parti. Quindi aggiungiamo il colorante in ogni ciotola, in questo modo. Ah, adoro i colori, ecco perché creerò due tipi di orsetti gommosi. Adesso versiamo la miscela negli stampi. In realtà, se non sei un fan degli orsetti gommosi come Sam, puoi usare qualsiasi altro stampo, ad esempio cuori o stelle. Dipende dalla tua immaginazione. Quindi lasciamo raffreddare e torno subito. Ragazzi, vi piacciono gli esperimenti? Mettiamo alla prova Sue. Sammy, i nostri orsi sono pronti? Sammy, ma dove sei? Non volevi vederli? Sammy! Controlleremo se Sue riesce a distinguere un orso commestibile da uno di sapone. Li lasciamo qui e guardiamo dal nascondiglio. Ah, eccovi! Hai preparato una sorpresa così gustosa per me. Grazie, Sammy! Ma non puoi farti ingannare così facilmente. Ragazzi, dateci un pollice se eravate convinti che Sue avrebbe scoperto che era una caramella. Sammy, guarda questo sapone, non è fantastico? È fighissimo! Se le arance saranno succose e un pochino amare come nella realtà. Non credo, Sammy, ma l'odore sarà sicuramente delizioso e veritiero. E questo cos'è? Questa cosa pizzica. È una luffa, una specie di spugna. Senti, adesso la taglio a pezzetti. State attenti con il coltello. Quindi per te che aspetto ha? Mi ricorda un agrume. Esatto! Siccome siamo artigiani del sapone, dobbiamo essere molto creativi. Sue, dato che stai producendo degli agrumi, ti ho portato tre colori. Oh, fantastico, Sammy! Stai diventando un vero maestro del sapone.
quindi in questa ciotola aggiungiamo dell'olio essenziale al limone e colorante giallo. Nel prossimo, olio essenziale all'arancia e colorante arancione. E nell'ultimo, olio essenziale al pompelmo e colorante rosso. Adesso mescoliamo tutto per bene e versiamo negli stampi. È bello perché tutto il processo è diventato così semplice, mentre anni fa era piuttosto difficile e l'odore non era così buono. Tutto cambia, Sammy. Ok, lasciamo riposare il nostro sapone adesso. Bene, voglio dire ai nostri spettatori un fatto interessante. Lo sapevate che il sapone deve maturare proprio come il formaggio? È bello che il sapone non sia formaggio e abbia un buon odore. Non avrei proprio sopportato la puzza di formaggio. Beh, anche questo sapone finalmente è pronto. E adesso decoriamo il bagno con il nostro gustoso sapone. Decorare? Questo mi piace! La 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 la. La la la. Tu tu ru tu tu. Ah, bellissimo! È davvero bello, Siu! E soprattutto profuma un sacco. Oh sì, tutto grazie al tuo entusiasmo, Sammy, e all'aiuto dei nostri spettatori. Tutte quelle prelibatezze mi hanno fatto venire fame. Abbiamo qualcosa di dolce? Fammi pensare. Oh, ecco un ghiacciolo. No, hai dimenticato che non è commestibile. Sammy, hai ragione, sapone. Non volevo soltanto metterti alla prova. Oh, Siu, sbrighiamoci e andiamo a vedere quanto può contenere la mia pancia. Va bene, anche io ho fame. Diciamo ciao ai nostri spettatori. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Mettete un pollice in su e scriveteci nei commenti. Ciao! Woohoo!